Salve ragazzi, benvenuti sempre su Opinione di Lucio, un programma di qualità che ricorda sempre i grandi personaggi e come quest'oggi avete già visto dall'anteprima del mio video, ho qui, sento insieme a voi Giancarlo Giannini, un grande attore, personaggio anche del cinema e della televisione, che porta anche lui il suo diciamo amarezza, il suo dispiacere profondo comunicato su Radio DJ, l'abbiamo invitato più volte, ancora non è venuto qui naturalmente, proprio per il fatto che è venuto a mancare Little Tony. Sì, Little Tony è stato un personaggio della musica sicuramente che ha nel 62 con 24.000 baci insieme a Adriano Celentano è arrivato secondo al festival e logicamente poi con Riderà, con Cuore Matto e con tanti altri successi è stato diciamo una persona che ha portato la musica italiana al di là dei confini del nostro paese, portando quello che sono le nostre radici culturali, ok, che possa avere più o meno grande valore, però sicuramente oggettivamente per quell'epoca storica aveva un grande valore e lo stesso appello al Modovar nel suo film La maleducazione ha voluto i diritti del Cuore Matto e non a caso magari logicamente uno spagnolo si è innamorato della sua musica, logicamente un grandissimo artista di sé, insomma, ecco, considerato per il cinema, non è un regista qualsiasi, ecco, o un muccino che si vuol dire, insomma. E questo che voglio dire, ricordare, spendere due parole per il suo grande amore, per una malattia che ancora oggi è incurabile, logicamente, quindi anche i grandi personaggi cadono come gli altri. E a differenza magari di tanti che poi hanno paura, vedi Angelina Jolie che si fa la mastectomia al seno perché possiede solo il gel. Comunque ragazzi, vi voglio portare unirmi al cordoglio per la mancanza, diciamo, del Little Tony. Un grandissimo personaggio, un grandissimo uomo e soprattutto portava amore. Salve ragazzi da Opinione di Luzzi.